Anche l'app di OneFootball registra una voce importante. È una voce, ma quando ho detto nel precedente video che le parti si stanno parlando per Ibra, questa voce dice che anche si parlano le parti, cioè l'entourage di Mino Raiola e il Milan, si parlano anche dei contratti di Bonaventura, di Romagnoli, di Suso, ma soprattutto si sta valutando il futuro ingaggio, i tempi del futuro contratto di Gigio, nostro idolo Donnarumma. E la voce parla di un'offerta da parte del Milan, si parla di 7 milioni di euro, fino al 2021 sarà di 6 milioni di euro fino al 2021, portata a 7 milioni di euro per 5 anni. Questa è la voce. Questa è la voce e mi sembra una voce importante perché c'erano dei rumors qualche settimana fa che il Milan avrebbe richiesto, spalmando un po' il contratto, una riduzione del contratto, una richiesta. Così c'erano dei rumors che sembrava francamente poco plausibile a un giocatore top player mondiale. Ebbene, invece il Milan ha smentito, o avrebbe, perché stiamo sempre parlando di voci, avrebbe smentito questi rumors offrendo un contratto importante sia per quello che riguarda la durata sia per quello che riguarda l'ingaggio. 7 milioni di euro, non guardiamo se ha 18, 19, 20, 21, 22, 23 anni, stiamo parlando di un top player, stiamo parlando del fuoriclasse del Milan, stiamo parlando di uno dei portieri più forti in campo mondiale, in un ruolo dove grandissimi portieri in giro non ce ne sono più di tanto. E quindi questa sarebbe l'offerta, e questa è una voce che mi conforta, perché il Milan è molto attento al rinnovo di Donnarumma, non vuole perdere Donnarumma e quindi offre una cifra importante, 7 milioni di euro per 5 anni. Se così fosse vera questa voce, sarebbe un segno importante di quanto la società si stia muovendo, indipendentemente dalle tante dicerie, ma concretamente sui giocatori importanti che il Milan in questo momento ha. Parliamo di Donnarumma e parliamo di Bonaventura. Anche perché continua a esserci sempre l'ombra, secondo alcuni ben informati, della Juventus su Donnarumma. E quindi già, per quello che mi riguarda, sarebbe insopportabile perdere Donnarumma per qualsiasi squadra al mondo. Figurarsi se uno dei simboli del Milan, dei giovani, uno dei grandi giocatori del Milan, uno dei fuoriclasse del Milan, va a finire in una diretta concorrente, in una tradizionale concorrente. Inter e Juventus sono le rivali tradizionali del Milan, e quando un giocatore finisce, ma non un giocatore, il giocatore del Milan finisce là, beh, questo ovviamente mi renderebbe, uso l'eufemismo, molto 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 triste. Non voglio neanche prendere in esame una situazione del genere. Registro la voce e ve la trasmetto riguardo a questa proposta del Milan. Mi piace questo Milan che capisce bene dove deve muoversi per cercare di convincere i suoi grandi giocatori a rimanere. Certamente, ed è lì ha ragione Raiola, servono anche delle strategie. Se bisogna onorare un campione come Donnarumma mettendogli intorno dei giocatori importanti, dei giocatori di grande livello, e quindi mettendogli intorno salgono le strategie, salgono le ambizioni, e sia l'entourage che il portiere che vuole rimanere al Milan, non ho detto la cosa principale, Donnarumma vuole rimanere al Milan, è affezionato, crede nel futuro di questo Milan, però bisogna onorare queste sue idee, queste sue convinzioni con strategie precise e mettendogli grandi giocatori e grandi allenatori. Grandi allenatori, come lo sta dimostrando in questo momento Stefano Pioli.
Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.